grandissima prestazione, tanta casual, 4-1 con Real Pacino. Peppe, come sta andando la partita? Sta andando molto bene, più delle aspettative, che sappiamo che loro stanno al primo posto e quindi era difficile. E niente, mo cerchiamo di continuare così anche nel secondo tempo. Certo, ci ha aiutato anche la papera del portiere, però... Sicuramente, gol fortunato di Tutino, però grandissima prestazione tua, soprattutto sul Rosiello, il bomber del torneo. Stiamo giocando molto bene tutti quanti, però c'è ancora tutto il secondo tempo. Calcetto si sa segnare da un momento all'altro. Perfetto, in bocca al lupo all'80 casual. Vediamo un Real Pacino molto nervoso, non lo disturbiamo con l'intervista, lasciamo prendere di nuovo la concentrazione. Concilio Tutino del 80 casual e Fabrizio Peluso, più che ha rammaricato, 4-3 punteggi, eravate andati sotto 1, 4-1, con partita finita in vantaggio per l'80 casual contro il Real Pacino. Fabrizio, oggi cos'è che non ha girato? Non ha girato? Cosa che non è andata? Come la settimana scorsa, ci mancava di scala. Vogliamo azzardare un Real Pacino che è di scala dipendente o non lo vogliamo dire? Ma fa ancora per vabbè, ma le statistiche parlano, scusami. Diciamo la di scala si è la settimana passata, scusami. Vabbè, sì. No, è vero, il sostituto di scala non è all'altezza di Gelli. Perfetto, quindi concludiamo qui, in bocca al lupo Real Pacino, sicuramente una delle protagoniste. Passiamo all'80 casual, la grandissima vittoria, inaspettata per come è arrivato, cioè un 4-1 su cui non vi sareste mai, non avesse mai scommesso. Una vittoria, forse ci speravate, ci credevate, ma addirittura chiudere un primo tempo 4-1, poi un paio di gol loro nel secondo tempo ci stavano per forza. Sì. Com'è andata? È andata bene, la squadra ha girato veramente bene, abbiamo giocato veramente benissimo, palla a terra. Qualche gol, ha fatto un gol brutto proprio, fortunatissimo. Sì, l'abbiamo visto con la collaborazione di Leone, sfortunato. Sì. Si rimane sempre però uno dei migliori portieri. Anche merito a loro, hanno giocato bene. Però siamo entrati con la convinzione giusta, abbiamo dato tutto. Sicuramente è stato sicuramente quello in più al Real Pacino. Sì. La concentrazione e la voglia di vincere questo big match. Sicuramente anche quello. Gli 80 che ci sono proiettati, quindi le posizioni alte della classifica. Sì, penso siamo secondi adesso. Si avvicina alla fase finale e si uniscono i quattro gironi, sarà sicuramente complicatissima. Cosa volete fare? Ogni partita è difficile, è una storia a sé, però puntiamo, vediamo ogni partita dove arriviamo. Perfetto, Ciro, chiudiamo con una dedica, un ringraziamento per questa medaglia. Sì, a Ubaldo Viesti, un nostro amico. Lo salutiamo, nonostante non lo conosciamo, però con affetto lo salutiamo anche noi. In bocca al lupo, ciao, alla prossima.